Ciao ragazzi, sono Andrea Ripamonti e il video di oggi è dedicato a Grammatica svedese di Oepli. Questa è un'edizione recentissima, uscita nel 2018 ed è veramente ottima per tutti coloro che studiano la lingua svedese e vogliono approfondire gli aspetti grammaticali e fare tanti esercizi extra. È un ottimo libro che consiglio soprattutto in abbinamento allo svedese senza sforzo di Assimi, per quanto riguarda chi chiaramente studia la lingua da autodidatta, in quanto il corso di Assimi fornisce le basi grammaticali e lessicali, mentre con Grammatica svedese della Oepli è appunto possibile approfondire o ripassare gli aspetti grammaticali della lingua svedese e approfittare anche per fare tanti esercizi per consolidare le conoscenze acquisite. Il libro è fatto, a mio parere, molto bene, presenta per ogni capitolo le spiegazioni grammaticali, anche molto approfondite, direi, con tanto di esempi in svedese e traduzioni in italiano. E poi alla fine di ogni capitolo seguono gli esercizi per praticare le regole apprese e a fine libro si trova la chiave degli esercizi con tutte le soluzioni. Per cui è molto maneggevole, molto pratico, sono 262 pagine in tutto, quindi è anche un libro relativamente piccolo e pertanto non stanca assolutamente, diciamo che contiene tutto quello che serve senza però risultare troppo pesante. L'unica pecca che ho constatato è la mancanza di esercizi di traduzione. Non ci sono infatti, come su altre grammatiche per altre lingue, gli esercizi di traduzione di frasi dall'italiano allo svedese e viceversa. Si può comunque facilmente ovviare a questa cosa sia reperendo eventuali esercizi di traduzione da altri libri o su internet, oppure sfruttando comunque questo libro. Una strategia a cui possiamo ricorrere è quella di fare tutti gli esercizi, poi possiamo tradurre le frasi dallo svedese all'italiano. E una volta tradotte in italiano possiamo fare come esercizio quello di tradurre attivamente dall'italiano allo svedese. In questo modo abbiamo anche certezza che le traduzioni sono accurate perché basta vedere appunto il testo che abbiamo preso a riferimento. Segnalo che poi alla fine del libro ci sono le varie tavole con tutti i verbi irregolari e altre irregolarità della grammatica, tutte segnalate tramite delle tabelle che facilitano la memorizzazione, che sono appunto anche ottime per una questione anche diciamo, di memoria visiva. Si prestano a essere memorizzate. E con questo ho detto tutto, ora vi farò vedere alcune pagine interne al libro e se avete domande potete lasciare un commento. Non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al mio canale se siete degli appassionati di lingue e a presto con nuove recensioni. Ciao!